nell'episodio precedente. Buongiorno! Ciao a tutti! Siamo arrivati qui al negozio di Max, che è qui di fronte. In realtà siamo arrivati già un po' prima, io mi sono dovuto spostare per riparcheggiare il camper, quindi Daria è già sotto i ferri. Qua li stiamo decolorando, se tu fai vedere, guarda qui questa decolorazione. Un rosa maialino. Raga, vi faccio vedere Manu, perché dovete vederlo. Ma cosa sei? Ti assomiglio, amico. Assomiglio. Non aprite quella porta. Bravo. Ah, noi abbiamo quasi terminato, praticamente Max ci ha fatto con i suoi collaboratori, ci ha reso presentabili, un po' più presentabili e più bellini per la fiera di Parma. Amore mio. Ti ho detto, metti una batteria al litio. Fagli godere. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì, giusto? Giustissimo. Oggi è venerdì, corretto. Ed è il giorno precedente all'inizio del Salone del Camper alla Fiera di Parma. E abbiamo un sacco di cose da fare. Sì, infatti tantissime. In questo momento siamo fermi, siamo dalle parti di Bergamo, siamo in un paesino, insomma, poco distante. Siamo fermi qui davanti alla Lidl, che dobbiamo fare una spesetta a base di casse di birra per il Salone del Camper. Scusate. E poi andremo a dare una bella lavatina al camper, poi saremo a pranzo ospiti di Ricky e Giulia dei 24 più 1 Around the World. Però già fino adesso abbiamo fatto un sacco di cose, perché ci siamo svegliati, io ho cucito, Manu ha montato un video, siamo andati a fare colazione e adesso siamo qua. Quindi e la giornata, diciamo, è cominciata da un bel po'. Della colazione mandiamo un saluto grande a Steve di STPX. Steve, dovete sapere, abbiamo fatto colazione insieme, ci siamo incrociati qua. Lui produce plettri, di cui tra l'altro alcuni, aspettate che li sto allora prendendo. Allora io vado a fare la spesa, tu mi fai vedere? Va bene, ciao. Di cui alcuni sono coperti tra l'altro per la forma particolare che hanno da un suo brevetto. È proprio un suo brevetto, ve li faccio vedere qualcuno perché me li ha regalati. Sicuramente ho intenzione di usarli. Sono dei plettri molto molto particolari, perché li vedete, sono molto più cicciosi rispetto a un pletto normale, ma è perché hanno appunto una forma coperta da un brevetto fatto da lui. E questi qui li fa Steve di STPX e me li ha regalati, quindi prima cosa che faremo poi con più calma sarà provarli. Detto ciò, adesso aspettiamo che Daira finisca di fare la spesa, facciamo quelle poche commissioni da fare e ci metteremo dopo pranzo in marcia verso Parma. Da qui ci aspettano circa 2 ore e mezza di cammino, quindi dovremmo arrivare più o meno intorno alle 5, speriamo intorno alle 5 a Parma, anche perché poi alle 18.30 avremo il primo appuntamento di questo fine settimana, che sarà l'aperitivo con plein air. E nulla, aspettiamo Daria e ci aggiorniamo dopo. Allora, noi siamo decisamente in super ritardo perché sono le 15.30 in punto e siamo ancora a Bergamo. Dobbiamo andare a Parma, ci metteremo più di 2 ore, abbiamo appuntamento alle 18.30, sperando che non ci siano ingorghi, traffiche, situazioni strane. Traffichi. E quindi dobbiamo muoverci, per cui facciamo adesso, ci spariamo queste 2 orette abbondantissime fino a Parma. Dove sto andando io? E vediamo di sbrigarci, perché ripeto, siamo un peletto in ritardo. Alle 18.30 abbiamo appuntamento con plein air dentro al padiglione. Vamonos. Sono giorni in cui corriamo e basta. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Speriamo, una volta arrivati là, di respirare un pochino. Abbiamo 36 birre, quindi direi che bastano per rilassarci un po'. Sì, abbiamo comprato 36 birre. Arrivati al casello, amore. Yessa. Si paga? Yessa. Si paga se voglio pagare, perché se no
voglio pagare non pago. Buttiamo giù la sbarra. Buttiamo la sbarra. Dai. Con questo bolide che adesso frena, puoi fare quello che vuoi, anche le derapate. In fuga, Va bene, noi alla fine siamo arrivati in perfetto orario. Vi dico anche che ore sono in questo momento. Sono le 18.12. Ok, sono le 18.12, abbiamo appuntamento tra 18 minuti. Siamo già parcheggiati, siamo ovviamente nella zona ovest della fiera, dei parcheggi della zona ovest. Di Cennaia perché ha un po' paura di Wendy, che è il cane di Marco e di Alma, che è qui fuori. Ve lo faccio vedere, anche dove siamo parcheggiati. Sì, ma eravamo andati anche noi. Come si fa ad aver paura? Sì. Ah, ho capito. Con quegli occhi. Eccoli qua, guarda come siamo sistemati. Salve! Quindi praticamente ci siamo noi qui, lì c'è il furgone di Alma e Marco di Siamo Liberi, qui dei The Family, di Ricky con Elisa, e dovrebbe arrivare, cioè dovrebbe, arriveranno più tardi con i loro comodi tempi anche Luca e Dani. Coco, amore, vieni qua, Danilo e Sara, e poi vedremo un attimino chi si aggregherà e chi arriverà nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Intanto adesso ci sbrighiamo, c'è Dalia che si sta cambiando, che sta lì con i suoi tempi anche lei, come il mio amico Luca, e ci incamminiamo verso la zona sud, che è praticamente da più o meno dall'altra parte rispetto a dove siamo parcheggiati adesso. Prima di partire però vi faccio dare già un'occhiata a qual è la situazione al momento, che sono le 18 del venerdì, ovvero addirittura devi ancora, vieni Coco, devi ancora iniziare la fiera, e già il giorno prima, almeno qui siamo nella zona ovest, è già strapieno, super pieno di camper già dappertutto. Sarà una bolgia. Io sono magro in realtà, però ho messo una protezione perché gli addominali erano troppo belli. Avevo paura si rovinassero. E quindi... Le pance finte, cioè presente. Buongiorno a tutti, buongiorno. Poi oltre al culo di Daria verrà fuori anche la faccia. Allora, stamattina primo giorno di fiera, oggi è sabato, giusto? Sì, è sabato. E siamo qui riuniti davanti ai nostri camper con alcuni superstiti di ieri sera. Qui un esemplare della coppia nerd e qui tutti e due gli esemplari di Alma e Marco. Comunque, più o meno siamo tutti qua. Come si svolgerà la mattina di oggi? Adesso appena Daria finisce di sistemare quello che sta facendo, andiamo a fare un giretto subito dentro. E stamattina vedremo un attimino se trascorreremo la mattinata direttamente lì allo stand di plein air, o se piuttosto questa mattina verrà dedicata a fare un giro tra i vari stand degli allestitori. Lo vedremo tra breve quando arriveremo dentro, e magari piuttosto, se non faremo la mattina con plein air, magari lo faremo nel pomeriggio. E sole bello, bollettino meteo buono, quindi non passa nada, no problema. Stamattina noi siamo svegliati un po' tardi, abbiamo puntato la sveglia alle 8, ma siamo stati invasi da un flusso massivo di gente in coda per entrare in fiera, che praticamente ha creato questo fiume di persone umane, e nulla, quindi ormai qui sono le 11 praticamente. Il grosso della fila si è smaltita, quindi adesso si accede abbastanza liberamente all'interno della fiera, per cui non ci saranno problemi d'ingresso. E niente, ci aggiorniamo tra un po'. Noi comunque stamattina siamo super carichi e code a parte, per cui nulla, non vediamo l'ora di conoscere oggi, di parlare, di salutare tutte quelle persone con cui siamo in contatto e con le quali tra virgolette abbiamo preso appuntamento già ieri sera qui nel nostro angolo felice, perché al termine dell'aperitivo con plein air siamo addossati tutti qui, e sono venute tante persone per salutarci, per parlare, per conoscerci, e vi garantisco che è stato bellissimo, bellissimo, per cui noi oggi ancora più di ieri davvero non vediamo l'ora di conoscere quante più persone possibili. E io direi che ormai stamattina ci siamo, noi siamo attrezzati, e che dire, iniziamo a far strada? Andiamo. Sai quanti sei che ci sono con me? Beh, ma è solo perché è figa, cioè nel senso. Ma amore, ma come ti permetti? Scherzando. Guarda, ma io non l'ho più messo. Mm.
in questo momento ci troviamo alle porte dell'ingresso sud della fiera. Amore, allora, noi ci siamo persi un attimino in chiacchiere perché abbiamo, come vi dicevo prima, abbiamo incontrato un po' di persone, abbiamo scambiato un po' di chiacchiere e un po' di tempo insieme. Adesso noi ci troviamo praticamente nella piazza, chiamiamola così, dei padiglioni espositivi. Dai, 5, qui davanti, il 4 c'è il 4, e 3. Qui c'è il 5, là dietro c'è il 7 che non si vede all'angolo, dietro al 5 c'è il 6. E qui davanti a noi adesso abbiamo il padiglione numero 3 e dietro al numero 3 ci sarà il numero 2. Quindi io direi che adesso insieme iniziamo a girarceli con calma. Secondo voi, noi siamo alla fiera del camper, cosa vi portiamo a vedere? I camper nuovi, no? No! Noi nel frattempo siamo fermati con un ragazzo che avevamo già conosciuto prima virtualmente, che è Simone, tra l'altro è di Palermo come me, che adesso, visto che Daria c'è sempre il verme solitario, magari no, adesso non li vedo neanche più, sono in coda, si stanno facendo tutta questa codazza per mangiare qualcosina. Io invece, che sono quello ferreo e diligente della coppia, mi bevo una Coca-Cola. Daria c'ha il verme solitario. Secondo te, ciao, per la gestione, se sei in giro, ma poi avete detto già sono tre bestie, cani così per forza devono essere, parliamo no base. Oggi è il primo giorno di fiera, quindi è una giornata un po' particolare, c'è tanta gente, c'è tanta ressa, quindi non è semplicissimo avvicinarsi ai mezzi per farli vedere, per farvi rivedere e per mostrarvi le innovazioni che propongono. Diciamo che ce n'è un paio che per il momento, ripeto, visto il grande agglomerato di gente e assemblamento di gente, scusate, mi è saltato all'occhio, e il primo ce l'ho proprio davanti e ve lo faccio vedere immediatamente. Allora, stiamo parlando di un furgonato lungo 7 metri su motorizzazione Mercedes, largo poco più di 2 metri, siamo sui 2 metri, e alto appena qualche centimetro più di 3 metri. Qual è la particolarità di questo mezzo che adesso vi farò vedere bene? È stato allestito da un'azienda slovena che è la Robeta, ma la vera particolarità è che è un mezzo a tiratura limitata. E il nome del mezzo è Schumacher Edition, non è lo Schumacher che più o meno conosciamo tutti, anche se il fratello è più o meno conosciuto allo stesso modo, ma è stato, come dire, patrocinato da Ralf Schumacher. Infatti qui sulla fiancata destra vedete l'indicazione Schumacher Edition, e come dire, hanno creato questa, chiamiamola, collaborazione, l'azienda, appunto la Robeta, che ripeto è un'azienda slovena, con Ralf Schumacher. Adesso entriamo dentro e diamo anche una rapidissima sbirciatina, ma vi volevo dire un paio di cose ancora prima di entrare. Intanto tutto l'allestimento interno è stato curato appositamente da un designer sloveno. Martedì 13 settembre, mi pare che sia martedì, comunque il 13 settembre sarà qui presente Ralf Schumacher in persona a fare una breve inaugurazione e presentazione del mezzo, che ha una tiratura limitata, viene acquistato naturalmente su commissione. Ma volete sapere qual è l'aspetto veramente particolare? Questo mezzo ha un costo totale di 285.990 euro. Già che ci siamo, vi faccio dare una sbirciatina all'interno: tutti i piani in marmo, il lusso praticamente esce da tutte le parti, piana di induzione, letto basculante un po' piccolino, perché anzi decisamente piccolino, perché parliamo di un mezzo, di un letto, scusate, largo appena 1,20 m, quindi a parte la comodità del mezzo che lascia un po' così a desiderare, per il resto però tutte le rifiniture sono particolarmente
particolarmente lussuose perché sono state curate nei minimi dettagli da un designer sloveno appositamente per questa versione. Siamo rientrati al camper, vi faccio vedere cos'è che c'era mancato da quando ci eravamo salutati col mio amico Luca. In realtà in questo caso non c'è un vero e proprio percorso, perché parliamo di vegetariano e non vegetariano. Okay. Ovviamente il prosciutto è vegetariano, è la parte non vegetariana. Qui abbiamo del brie e del prosciutto crudo che hanno... Sì, allora. Intanto stai interrompendo tanta roba. Qui hai chiaramente una nota cremosa sotto data dal brie. E poi sopra comunque un sapore caldo, diciamo, del cioè non ha dei picchi, diciamo, qua è molto guarda, cremoso. Tu per le creazioni che fai non le dovresti neanche confermo. Spiegare, lo facciamo solo perché per quelli che... Qui invece abbiamo un tono acidulo perché ci sono delle carote speziate. Sì. Che hanno sotto lo stracchino, okay. Che chiaramente dà una nota un po' acidula. Certo. Qui invece abbiamo... Questa è una ricetta segreta? Questa c'è una base di guacamole, sì. Che comunque ci mette il suo tono un po'... Chiaro. Un po' invadente. Sì. Ed è coperto da una mia creazione a base di patatine. Che non svelerò però come. Patatine e... E pane grattugiato. Abbiamo due vini a confronto. Un vino Fantini da 14 gradi e mezzo, che con cosa si può sposare? Sicuramente con la carne, credo. Aspetta, okay. Che ti dico. È scritto in inglese. Ok, però è un buon vino. Sì, sì, okay. Sì. E qui abbiamo un tavernello da 11 gradi e mezzo, molto leggero, amabile, diciamo. Ok. Che si sposa perfettamente con un aperitivo, con qualsiasi cosa, diciamo. È veramente. Cioè, è un vino speciale. Che spesso viene denigrato, ma diciamo ce lo troviamo. È molto, molto sottovalutato questo vino, direi. Ok. E adesso proverete l'ebbrezza di questo vino. Ma li assaggio anche ad occhi chiusi, così vai. Non vedo. Ecco il primo. Ah, il primo e basta. Devi dire quello che vuoi, dai, se mi dici, no, non preoccupati. Esatto. Vabbè, questo so già qual è. Come lo assaggiamo per me? Ne hai due. Hai due sim, sì. Ok. Hai sia due sim, ma anche due punti di ancoraggio. Però oltre a riconoscere devi dire qual è il più chiaramente. Puoi aprire gli occhi, sono due, cioè non è che... Sono da un cazzo questo. Aspetta, voi lo sapete qual è il tavernello e qual è quello? Ah, però aspetta un attimo, fammi riassaggiarle. Ah, puoi aprire gli occhi, tanto almeno lo sai. No, è il colore che frega, Beh, è uguale il colore. Davvero, è uguale il colore dentro? No, fammi vedere. No, più identico. Dai, questa è la bottiglia. Ok, posso assaggiarla, per favore? No, sai da cosa lo sento? Non del... Perché è buono. È tavernello questo qui, no? No, questo è il primo che ho bevuto. È il famoso vin carton. Questa è la bottiglia, è il primo che ho bevuto. Ma sai che non è male il tavernello? Tra canna proprio. Tavernello, ma l'avete assaggiato? Andate a quel paese! Allora, ciao a tutti e vi mando a quel paese. Vabbè, allora andate a quel paese. Che è sempre lo stesso, andiamo a quel paese.